cari bambini all'ascolto, anche oggi è qui per voi quel tenerone simpaticone di Pupasso! Ciao! Ciao bambini! Ciao! Siete pazzi di Pupasso? Sì! Vi piace Pupasso? Sì! Pupasso è bellissimo! Sì! Pupasso è sexy! Adesso non definiria sexy, e allora, però... per tutte le bambine perché... all'ascolto che ritengono che Pupasso sia molto sexy, questo vabbè. È il mio numero 3358. Pupasso, basta con questa storia dei bambini. Andiamo avanti a leggere la letterina di oggi. Allora, sì. Oggi c'è scritto la piccola Sofia e dice: ciao Pupasso. Ciao. Sono felice perché la mamma tra qualche settimana mi porterà al mare. Purtroppo papà non ci sarà perché lavora, come l'anno scorso. Ma poi mi sono divertita lo stesso. Hai qualche consiglio per il mare? Beh, innanzitutto Sofia, se anche il papà non c'è, chiaro, ci si diverte tanto con il papà, ma se anche il papà non c'è, ti puoi divertire lo stesso, giusto, come l'anno scorso. E anche la tua mammina. Ma no, che Pupasso, per piacere. Non stiamo dare. No, ma non sei roba da dire. Se fosse 3, 3, 5. Moegia. Allora, hai qualche consiglio per divertirsi al mare in sicurezza? Certo, Pippo. Ho pensato per i piccoli una nuova rubrichina. Wow. Che detta le regole per la sicurezza al mare. Come si chiama la rubrica? Mare, 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 ascoltato mare. Oh, un titolo un po' azzardato, ma ci dice già l'importanza di seguire le indicazioni dei genitori, no? Sì. Allora vai con la regola numero 1. Regolina numero 1. Cara Sofia, ascolta la mamma quando ti dice di aspettare qualche ora dopo che hai mangiato prima di tuffarti al mare. Bravissimo, è importante. Piuttosto, tuffati in piscina, eh? No, Pupasso, scusa il problema. Ma se al mare non puoi andare, no, puoi andare in piscina. No, scusa, ascoltate bene. Non c'è il problema al mare, se l'acqua in generale, non c'è chi... Ma per quello che l'acqua... Te devi aspettare, se no te blocchi. Che barbamoccolo che sei. Barbamoccolo, perdiamo i consigli giusti. Va bene, regola numero 2. Numero 2. Sofia, ascolta la mamma quando pensa alla vostra sicurezza in acqua. Giusto, allora, la sicurezza in acqua. I bracciali sempre ben gonfi. Ben gonfi. Mi raccomando, non sorpassate mai la linea di sicurezza dell'acqua. E su questo non si scherza. No, e soprattutto che ci sia abbastanza benzina nella moto d'acqua. Ma come a moto d'acqua? Scusami Pupasso, ma i zeputei non ha moto d'acqua. Ma Sofia è una ragazza davvero che ci impegna tantissimo. Ho capito che si impegna tantissimo, però quanti anni ha Sofia? 6. E ora no, puoi andare qua a moto d'acqua, quasi scusa. Quasi sei, quasi. Ho capito che quasi sei, ma a moto d'acqua noi puoi andare. Ma non ne può venire anche di 20 metri della moto d'acqua. Ma andrà in pedalò casomai, Pupa? Ma il pedalò è lento. Ci si mette un sacco. Sta buono un attimo, se meglio che do io il terzo consiglio per il mare. Ricordate bambini di mettere sempre la crema solare per non scottarvi, così potete continuare a divertirvi. Esatto, va bene? Esatto. Allora Sofia, goditi questa vacanza seguendo queste semplici regoline. Sì. Anche perché l'anno prossimo non andrai più al mare, ma andrai in montagna, perché in arrivo un fratellino. Ah dai, questo non c'era nella lettera, però come fate a saperlo? No. Ciao bambina. No, Pupasso, no. Ma non va bene così. Moegia, alla prossima puntata di Apposta di Pupasso. Moegia. Ma perché la prossima puntata?